È stata una Pasqua da sogno per il Cerignola, vincitore allo Scida di Crotone nel Sabato Santo. Un successo storico, bello quanto importante ai fini della classifica. Il rischio concreto era quello di perdere la striscia delle rivali. L'Audace ha invece battuto il colpo, infliggendo al quotato Crotone la prima sconfitta casalinga della stagione. Tutta la felicità degli Ofantini negli occhi e nelle parole di Michele Pazienza. Sì, una vittoria storica, una vittoria importante, una vittoria che ci gratifica. Per il lavoro che i ragazzi svolgono durante la settimana e quindi insomma torniamo a casa felici e consapevoli che oggi abbiamo fatto un qualcosa di importante. La vittoria esterna, arrivata dopo 2 mesi di digiuno, è dovuta anche ad un atteggiamento più coraggioso e propositivo. Nei primi 45 minuti il Cerignola ha ingabbiato un Crotone poco deciso, costruendo anche più palle gol rispetto ai calabresi. Nella ripresa gli uomini di Zauli hanno aumentato i giri del motore, ecco giunto il momento delle frecce. Cambi azzeccati, quelli di Pazienza, determinante soprattutto l'ingresso di D'Ausilio, match winner di una gara fondamentale. Non è un giocatore prettamente difensivo, ma ha una discreta tecnica e buoni tempi di inserimento, quindi è un giocatore che sa fare entrambe le fasi. Prestazione gagliarda e premiata con 3 punti pesantissimi. Ora non bisogna fermarsi, 2 giornate alla fine, poi saranno playoff, nulla è precluso.